In questo video parliamo di patrimoniale. Sappiamo che la patrimoniale è un argomento che viene spesso trattato in Italia proprio a causa dei suoi conti poco in ordine, che quindi insomma si parla spesso di questa patrimoniale che viene introdotta sotto forma di prelievo forzoso sui conti correnti. Ed effettivamente in passato ci sono stati episodi di prelievi forzosi sui conti correnti proprio in Italia, ma anche in altri paesi del mondo. Ma la patrimoniale non è solo il prelievo sui conti correnti. La patrimoniale è anche altre cose, come la tassa sulla casa, anche questo è patrimoniale. Cerchiamo un attimo di capire cos'è la patrimoniale. Per farlo dobbiamo partire dal reddito. Il reddito è quella cosa che guadagni più o meno ogni mese e che ti metti in tasca e con il quale paghi la spesa al supermercato, la lezione di Pilates, insomma le cosiddette spese ordinarie. Invece il patrimonio è quella cosa che metti da parte, che puoi mettere da parte sotto forma di cash in un conto corrente oppure sotto forma di beni immobiliari come un appartamento, una casa, okay, o un terreno. Quindi questa è la differenza tra reddito e patrimonio. Normalmente nei paesi civili o civilizzati c'è la tendenza a tassare solo il reddito, cioè quando tu guadagni qualcosa lo Stato lo tassa, preleva una parte di quello che hai guadagnato, lo usa per pagare i servizi, le scuole, gli ospedali, l'esercito, la difesa, i ministeri, eccetera, e il resto te lo tieni. I soldi che ti tieni, alcuni li usi per fare le spese correnti e altri vanno a finire nel patrimonio. Quindi i soldi che vanno a finire nel patrimonio sono soldi che sono stati già tassati quando erano reddito. Ora il problema è che alcuni paesi poco civili tendono a tassare il patrimonio. Per cui che cosa succede? Succede che tassano due volte gli stessi soldi. Perché una volta questi soldi sono stati tassati quando erano reddito, poi diventano patrimonio, magari ci compri un appartamento e ti tassano quell'appartamento oppure ti fanno un prelievo forzoso sui conti correnti, oppure se tu compri dei titoli azionari poi ti tassano i dividendi dei titoli azionari, quindi praticamente ti tassano questi soldi doppiamente. Quindi questa è la follia della patrimoniale, che però in realtà è in vigore in moltissimi paesi. Allora, in Italia si è cominciato a tassare il patrimonio in maniera sistematica dal 92 con una serie di imposte, il 6 per 1000 sui depositi bancari e il 3 per 1000 sui beni immobiliari, quindi possiamo dire che si è cominciato subito con il piede giusto. A distanza di qualche mese furono introdotti dei nuovi prelievi sui patrimoni. Queste misure straordinarie furono introdotte sul possesso di velivoli, d'alta cilindrata, barca, aeromobili, riserve di caccia e pesca. Erano all'inizio misure straordinarie che però sono rimaste tali per parecchio tempo. Venne addirittura introdotto un'imposta sul patrimonio netto delle ditte individuali, che era inizialmente considerata una misura straordinaria che però durò per ben 6 anni. Quindi in Italia si è andata avanti a botte di misure straordinarie che però poi sono diventate misure ordinarie. Ma i governi si stavano solo riscaldando. Infatti nel 93 si dà i natali all'ICI, che poi diventerà la famosa IMU, che dura ancora ai giorni nostri. Nel 2007 viene introdotta la tassa sulla successione, ne sentivamo tutti la mancanza. Ma nel 2011 si riparte con la febbre della patrimoniale, perché alcune misure sono state addirittura inasprite, come l'IMU che è stata estesa alla prima casa, e poi di nuovo sono state reintrodotte imposte sui beni detenuti all'estero, sui velivoli, sulle macchine ad alta cilindrata, sulle barche, insomma su tutto il patrimonio fondamentalmente. E l'Italia credo sia l'unico paese al mondo che ogni anno introduce un dibattito volto a tassare nuove porzioni di patrimonio. Ricordiamoci che il patrimonio è nient'altro che quella parte di reddito che è diventata patrimonio e che è già stata tassata una volta, quindi è un discorso folle che non può stare in piedi, che veramente c'è un rigetto della razionalità alla patrimoniale. Ma non è finita qui. Lo Stato italiano non si limita a far pagare due volte le tasse ai suoi cittadini.
sul reddito e sul patrimonio, ma poi ha deciso anche di inserire alcune misure straordinarie di prelievo forzoso sui conti correnti, perché i conti, nonostante tutto questo afflusso di denaro che arriva nelle casse dello Stato, continuano a non stare a posto. Che cosa se ne fanno di tutti questi soldi? Non lo so.